Prima vittoria in campionato per il Crotone, che batte l'Empoli 2-1 all'uscita. Menichini, dopo la brutta prestazione di Pescara, cambia ben 8 undicesimi, arretrando Florenzi nel ruolo di terzino destro e lanciando dal primo minuto in campo Terigi, Pettinari, Gabbionetta, Calille e Mazzotta. In porta, Belek riprende il suo posto tra i pali. Dall'altra parte Aglietti vara un Empoli offensivo per tornare alla vittoria. In avanti, la coppia Michelizzi e Tavano. Il primo brivido della gara lo regalano i padroni di casa, con Khalil che riceve da Galardo e prova il tiro da fuori. Pelagotti controlla la sfera che si spegne al lato. Ma al settimo i toscani si portano in vantaggio, grazie a Ciccio Tavano, che realizza il rigore assegnato dal signor Calvarese per fallo di Vinetò sullo stesso attaccante in maglia bianca. Belek intuisce l'angolo alla sua destra, ma non riesce ad arrivare sulla palla. Al ventesimo la partita si innervosisce. Mori, dopo uno scontro di gioco, termina a terra, l'arbitro lascia proseguire e Florenzi va alla conclusione, con il tiro bloccato da Pelagotti. Cesaretti va a farsi giustizia da solo, per il signor Calvarese però è soltanto intervento da cartellino giallo. Al 25esimo i rossoblù pareggiano il match. Cross dalla destra di Ciano, perfetto stacco di Pettinari e primo gol in Serie B per l'esterno offensivo di proprietà della Roma. Passano solo 2 minuti e l'Empoli resta in 10 uomini per l'espulsione per somma di ammonizioni di Cesaretti. E al 33esimo arriva il sorpasso degli squali con Camillo Ciano. Sinistro sotto l'incrocio alla sinistra di Pelagotti, conclusione imparabile e primo centro in Serie B anche per l'attaccante Scuola Napoli. In avvio di ripresa, Aglietti effettua subito 2 cambi per cercare di recuperare il risultato. Dentro Dumitru e Signorelli per Michelizzi e Moro. Ma l'uomo in meno si fa sentire e il Crotone crea subito una pericolosa palla gol con Galardo. Il suo tiro sfiora l'incrocio alla destra di Pelagotti. I pitagorici vogliono il gol della sicurezza e continuano ad attaccare. Al 52esimo Ciano prova a beffare il portiere ospite direttamente da punizione, ma Pelagotti è attento e respinge la minaccia con i pugni. È un continuo assedio quello del Crotone, infatti dopo solo 3 minuti tocca ad Erano impegnare ancora una volta il 22enne estremo difensore toscano. Al 66esimo, occasionissima per il neo entrato De Giorgio, 1-2 con Calille e tiro. Pelagotti in uscita riesce ancora una volta ad opporsi. Gli ospiti sono inesistenti nella ripresa e gli squali tentano di mordere, ma Pelagotti è l'ultimo ad arrendersi dei suoi e para anche il tiro di Calille, ben indirizzato in porta. Aglietti ordina ai suoi di buttarsi in avanti alla ricerca disperata del pareggio, ma i toscani sono privi di idee e la gara, dopo 5 minuti di recupero, termina 2-1 per il Crotone, che sale così a 4 punti in classifica. Per l'Empoli si tratta della quarta sconfitta di fila.